Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porcaccia ragazzi, sì, è arrivata ovviamente ieri la patch 5.40 ragazzi, quella che tutti aspettavamo e che secondo me non ha assolutamente deluso le aspettative. Ragazzi, è arrivata la nuova skin Wild Cards, 2000 V-Bucks, rarità leggendaria ma 4 stili disponibili, quindi GG, molto molto bella. A parer mio, una delle skin più belle di Fortnite. È arrivata la nuova modalità Getaway High Stakes, un pochettino chiamatela come vogliamo ragazzi. GG, dobbiamo praticamente, lo sapete, rubare il gioiello, portarlo nel canyon e vincere la partita. Insieme alla modalità ragazzi, 3 sfide, 4 se contiamo anche l'ultima, che ci permettono invece di sbloccare spray, scie, punti esperienza e il piccone a forma di piede di porco, meraviglioso. Ma ragazzi, oltre a questo che già sappiamo, è veramente tantissimo il materiale che mi è stato fornito dal mio gruppo di leakers su Telegram, che ringrazio ovviamente come ogni volta. E oggi ragazzi, volevo con voi guardare praticamente per la prima volta le skin, i picconi, i deltaplani e i backpack che troveremo in questi giorni prima della fine della season numero 5. Ragazzi, l'estate è finita, la season è finita, adesso si ricomincia a giocare duro. Quindi ragazzi, non perderei neanche troppo tempo, ci mettiamo una bella parte nera così non dà fastidio e andiamo insieme a commentare, a fare una bella reaction su quello che sto per vedere. Anche per me è la prima volta, buona visione, vediamo un po'. Mi tengo, non so cosa sto per vedere. Pronti? Vai, 3, 2, 1. Asgingal, chi è questo? Ma perché? Attenzione ragazzi, abbiamo un tipo, questo mi sembra tipo, hai presente quelli che vanno nelle montagne con gli asini? No, non so come si chiami. Gli Sherpa, mi sembra uno Sherpa antico ragazzi, che ha un po' la faccia dubbiosa su quello che deve fare. GG per i para avambracci, ragazzi, sono avambracci, sì, questi sono avambracci, penso sia un avambraccio, per i para avambracci. GG, il cappellino con il pompon verde non mi dispiace assolutamente, skin molto interessante, molto carina ragazzi, andremo a vedere. Oh, oramai ragazzi, una cosa l'abbiamo capita, a parte le 2 o 3 cagatine che mettono dentro quelli di Epix, bene o male le skin c'entrano quasi sempre con la storia che sta per arrivare, quindi non lo so, non lo so. Proseguiamo ragazzi, vediamo un pochettino che cosa è. C'ho in serbo, ah, grande, questo qui, questo è Slash ragazzi, questo è Slash, chi non conosce Slash ha avuto purtroppo una brutta infanzia, vada a cercare Slash Guns N' Roses. Questo ragazzi è meraviglioso, vabbè, il chiodazzo di pelle, GG con il cilindro, io avevo un cilindro simile a questo, molto molto cool, che alza in mano il pugno in segno di vittoria, meravigliosa come skin, la sento già nell'armadietto, sì, la sento già nell'armadietto. Proseguiamo, aia, peccato che io non compro le skin femminili, però GG, anche credo sia la controparte di Slash questa ragazzi, la tizia con i capelli viola, un pochettino panchettona ragazzi, ci può stare, molto carino il chiodo tirato su a mezza manica, le calze a rete le sto intravedendo e ovviamente i guantini a rete immancabili. GG, molto belle questa coppia di skin. Aia, chi è questo ragazzi? Questo mi sembra, hai presente quelli che stanno nel pit stop, che quando arriva la Ferrari, no, tira su, gli cambiano le ruote praticamente, non so se facciano proprio questo verso, ma gli assomiglia, non lo so, non mi dice molto questa skin, sì, carino, boh, non mi piace tanto, non mi piace, andiamo avanti, aia! Ma questo qua sembra Guild Street Fighter 2, raga. GG, bella questa skin. Questo sembra una specie di sergente. Il basco lo abbiamo già visto. È molto simile, ragazzi, nella... come si dice?
nella skin, quella della PlayStation, quella che veniva messa in bundle con la PS4. Ci assomiglia un pochettino il basco, ragazzi, dai. Molto bella la benda sull'occhio, mi piace. Mi piace, c'ha il simbolo dell'esercito, mi piace anche questo. GG, bella skin, questa veramente, veramente molto cool. Oi ragazzi, intanto mentre noi guardiamo, se voi non avete niente da fare, dai, un bel pollicione in su, ragazzi, non dimenticatevi di lasciarlo e iscrivetevi in tantissimi al canale, mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi di farlo. Proseguiamo. Ai ai ai, questa mi sembra la controparte del tipo di prima, è una squadra di soccorso, è palesemente una squadra di soccorso perché ha uno stetoscopio carina come skin, niente di eccezionale, penso che non me la scioperei neanche se avessi la possibilità di prendermi le skin femminili, non mi garba così tanto. Carina, GG, ci sta. Andiamo avanti, andiamo avanti. Il primo piccone, ragazzi, arriva un piccone blu. Bello, bellino, bisognerebbe sentirne il suono per capire meglio questo piccone quale sia la sua funzionalità, ma non è assolutamente brutto, ci può stare, bellissimi fulmini blu. Andremo a vedere, ragazzi, a chi verrà abbinato, non ne ho idea. Vabbè, aia, aia, arriva la seconda ascia del gioco, ragazzi, vi ricordo, questa è più un'accetta che un'ascia. L'ascia o accetta? Accetto, accetto, mi spiace, ha perso. Come si dice... Abbiamo già un'ascia, ragazzi, che sapete meglio di me, è quella che fa il piccone del Magnus. In poche parole, il vichingo, il mio vichingone. Ragazzi, il Magnus ha già un'ascia molto carina perché è tutta decorata con le scritte runiche, con tutta la roba relativa ai vichinghi. Quest'ascia un po' più spartana ci sta tantissimo, sembra più uno sherpa boscaiolo, non lo so bene che cosa sia, ma è bellissima anche quest'ascia. Ci penserò, se costa 800 V-Bucks potrei portarmela a casa. Eccolo, eccolo, è il microfono di Axl Rose, raga. Axl Rose, che è il cantante dei Guns N' Roses, aveva allacciato al microfono il foulard, la kefia, no? Questo è, immagino, il piccone del rocchettaro, non potrebbe che essere diversamente. Carino, lo so. I wanna see the wonderlight. Non lo so, carino, carino, niente di eccezionale, però non mi dispiace, vorrei vederlo bene, vorrei sentire che rumore possa fare un piccone del genere. GG anche per il piccone microfono, che comunque c'ha il suo perché, ci sta. Che forte! Questa deve essere il backpack invece della tipa, secondo me, di quella tipa lì viola panchettona che abbiamo visto. Praticamente questa è una... è una tastiera a tracolla, si chiama. Tra l'altro sono costosissime le tastiere a tracolla, non vi sto neanche a dire quanto costano. Questa mi sembra un po' una tastiera a tracolla giocattolo, però non mi sembrano di quelle vere, ma è bellissima, c'ha un nome pure. Se qualcuno conosce il nome della tastiera a tracolla, lo scriva qua sotto, che io non me lo ricordo. Carino, GG, ci sta, può essere assolutamente molto molto interessante come backpack per la skin femminile. Mio Dio! Io sono un batterista, raga, e vabbè, che bella è, no, è mia questa, questo è il backpack del tipo, sicuro, questo è il backpack del tipo, che figata, gran cassa e Charleston attaccati, il Charleston è quel piatto lì che state vedendo, che è quello che fa così, come fa, così, la gran cassa invece fa, no, detto, questo è un po' tech, fa, no, mi viene in mente la tecno. Questa è la gran cassa, per dire che figata. C'è scritto Grasshopper. Grasshopper. Boh, il nome della band. Staremo a vedere, ragazzi, che vuoi che sia in tema musicale la season 6. No, dai, non ne avrebbe senso. Bellissima questa gran cassa, GG. Molto bella, molto bella. Arriva il backpack. E questo è un backpack assolutamente associabile, secondo me, del tipo... quello che abbiamo visto prima, che faceva appunto il soccorso. Come vedete c'ha un guanto che esce, le forbici e quelle per tagliare le... come si chiamano? Le bende, quelle che ti mettono, no? Cioè, le garze, quelle per tagliare le garze. GG, carino, non lo so, non mi esalta tantissimo, ma ci sta molto molto bene con le skin. Ecco qua, infatti, il secondo backpack. Questa sembra addirittura una barella portatile.
in realtà, perché vedo le quattro ruote, questa è sicuramente una barella pieghevole che andrà associata, sarà della tipa questa, perché è un po' più piccolina, è un po' più piccolino come backpack, ci sta, non è male assolutamente. Oh, lo zaino dello Sherpa, ragazzi, eccolo qua, figo, figo, mi piace, molto carino, gli sta sicuramente benissimo. Andiamo a... E questa? Ma che figata, di chi è questa macchina? Sembra una macchina futuristica, però disegnata negli anni 80. Bella, ragazzi, bella, con le ali che escono, le ruote che si girano, mi piace un botto. GG per la macchina futuristica stile anni 80, mi piace tanto. Oh! Arriva, questo è un pescione, mi sembra di vedere, che ha disegnato sopra la vela la mia skin preferita, che è il Love Ranger, con l'orsetto che si vogliono bene, perché vedo un cuoricino là in mezzo. Non so di chi sia, forse dello Sherpa, perché vedo che c'è molto legno, potrebbe essere il suo deltaplano. Figo, mi piace un botto anche questo. L'elicottero dell'elisoccorso, ok, quindi le due skin di prima che hanno l'elicottero, GG, ci sta un botto. Questo è il deltaplano sicuramente del sergente, classico deltaplano alla Fortnite, lo riconosco perché sopra c'è il logo dell'esercito, che è uguale a quello del sergente. E poi questa dovrebbe essere l'ultima immagine, un altro deltaplano giallo, non lo so se questo sia nuovo di deltaplano, mi sembra di averlo già visto. Molto carino, anche se non ce l'ho presente, no. Oh, il piccone dei tipi del soccorso, mica che piccone strano, una Flebo attaccata a un Sega Ossa. Un po' macabro come piccone, ma molto carino. Questo mi piacerebbe vederlo poi in game, deve essere molto molto figo. E infatti poi torniamo alla prima skin. Beh, ragazzi, queste erano tutte le skin, tutti i picconi, tutti i deltaplani, tutto di quello che si può trovare nei prossimi giorni di Fortnite. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video, un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao!